poi proprio ora che ci dovevamo sposare. Ti ho detto che il tipo con cui sono uscita ieri aveva 7 tipi di tisane diverse. Tecnicamente l'ho lasciata io. Ti do un consiglio. Diffidare degli uomini con le tisane. Non scopano. Mi stai ascoltando? Sì, ti sto ascoltando. Tranquillo, che torna. No, torna. Non torna. Stavolta se n'è andata, non torna. Ti vuoi concentrare, per favore? È importante. Io sto morendo. Senti, Claudio, sono 7 anni che stai morendo. Posso parlare delle mie 7 tisane? Quale hai scelto? Rum e coca a casa mia. Ma non devi bere da solo a casa. Guarda che sei tu che rimani sola a casa. Non proiettare su di me. Io non ero sola. Indovina chi è tornato? Are you awake? No, lo sì. Stesso messaggio alle 2 del mattino. Sì. E tu eri awake. Sì, molto awake. Senti, vuoi un consiglio? In quel negozietto c'è della frutta da fare schifo, ma il servizio notturno è una favola. Ma non si doveva sposare? Sì, si è sposato con una 17enne. No, 17enne. Io gliel'ho detto che non sono gelosa, ma lui si sente in colpa. Sta con un altro? Tu lo sai, vero? No, Claudio, io non so niente. Sì, vabbè, tu lo sai, non me lo vuoi dire. Guarda che l'ho sentito come mi hai detto, ma io non sono gelosa. Guarda che quello era io, rispetto a me. No, era rispetto a me. Claudio, non può essere tutto rispetto a te, ok? Certo che siete uguali e insopportabili, tutti e due. Ma siete chi? Tu e quella egocentrica, narcisista e vagamente stronza della tua ex. Stronza? E perché stronza? Ma che ne sai? Che ne sai? Stronza. Hai detto ex? Hai visto? Visto che lo sai che sei sicura che è finita? Claudio, l'hai detto tu che è finita questa volta. Ma è normale che io lo dica. E funziona così, è il gioco delle parti. Io dico è finita e tu devi rispondere, vedi che torna. Guarda, Claudio, che io l'ho detto. E devi insistere. Perché non insisti? Perché? Ok. Senti, Claudio. Lavoriamo sulla comprensione, ok? Cerchiamo di capire perché è finita, d'accordo?